Ciao ragazzi, cominciamo oggi il nostro percorso di raccordo per l'anno prossimo dedicato alla seconda parte del Purgatorio. Noi eravamo arrivati al canto 18, da lì ripartiamo. Sarà una lettura chiaramente meno analitica di quella della prima parte svolta durante l'anno scolastico. Ci concentreremo su alcuni momenti salienti, su alcuni incontri particolarmente significativi ai fini di approfondimenti, di percorsi di approfondimento che Dante fa su alcuni temi, primo fra tutti il tema della poesia, un bilancio sulla buona poesia e un bilancio sulla propria poesia. Ma a questo arriveremo alla fine di questa prima conversazione, o meglio ancora, nella prossima. Questa, che spero sia la più breve possibile, vuole servire proprio da raccordo con quanto abbiamo visto finora. Noi ci eravamo fermati al 18° canto, come dicevamo, canto degli accidiosi, ma in realtà ci eravamo focalizzati specialmente sulla riflessione sull'amore, sul rapporto tra la libera volontà e appunto l'amore, con la ennesima affermazione dopo il canto di Marco Lombardo della libera responsabilità umana, della libera determinazione umana. Ricordiamo anche che il nome dell'amore nel canto 17 era stato praticamente organizzata la struttura del Purgatorio, secondo appunto la ricostruzione che in questa sede Virgilio fa. Gli accidosi costituiscono la quarta cornice, la cornice caratterizzata da un amore troppo debole, troppo tiepido, mentre ci attendono le ultime tre cornici caratterizzate da un amore troppo acceso, ma troppo ardente, ma rivolto ai beni terreni, vale a dire amore per la ricchezza e per il potere, sotto forma di avidità, chiamata come sempre avarizia, amore per i piaceri della gola e amore naturalmente sessuale, inteso come lussuria. Quindi si tratta di tre peccati che più o meno corrispondono, tranne l'ira, corrispondono alla fascia degli incontinenti, cioè la prima fascia dei gironi dell'inferno. Per quel che riguarda gli accidiosi, che completano appunto il canto 18, è presto detto, l'unico incontro è quello con l'abate di San Zeno, un abate quindi di un monastero veronese, che tra l'altro, chiaramente secondo una tradizione accidioso, ma nulla si dice di ciò, ma che scaglia un'invettiva contro il suo successore, discendente illegittimo di quegli Scaligeri, i signori della Scala, e fratello, anche se fratello in parte, fratellastro, di quel Can Grande, di quel Bartolomeo della Scala, che furono benefattori di Dante nelle sue peregrinazioni e nel suo esilio. Però questo semmai indica la libertà di giudizio di Dante anche nei confronti di una famiglia di benefattori, però non interessa più di tanto questa porzione di canto. Dal canto invece 19 si apre una lunga in realtà permanenza di Dante nella cornice degli avari, in realtà avari e prodighi, anche se tutto fino all'ultimo incontro, tutto lascia pensare quasi esclusivamente alla avarizia o avidità. La qualità, per esempio, della punizione degli espianti, oppure anche gli stessi esempi di carità, cioè di generosità, e esempi di avarizia punita, dove avidità, avarizia viene proprio intesa nel senso di avidità, nel senso di desiderio di beni altrui. Ma tutto si apre con un sogno. Nel canto 19 Dante si addormenta, è notte, e
ha una visione in sogno che in qualche modo poi verrà spiegata. Da Virgilio rappresenta il significato del percorso che lo attende, il significato cioè delle tre cornici simbolicamente rappresentate dalla visione di una femmina balbuziente, tutta storta, orba di occhi con le mani mutilate dal colore cadaverico. Ma utilizziamo questa volta come, cercando di non lasciarci troppo trasportare dal testo per non perdere troppo tempo, utilizziamo, dicevo, un materiale che non so se vi ho mai indicato, ma che è effettivamente molto utile. Allora, andiamolo a cercare. Ecco, guardate. Divina Commedia Weblai, adesso quando scompare questa fascia, eccolo lì, divinacommediaweblai.com purgatorio, ecco divinacommedia.weblai.com, utilizzatelo perché di tutti i canti della Divina Commedia ha il testo con la parafrasi accanto ed ha una sintetica ma buona presentazione. Oltre ovviamente a quello che avete sul vostro libro. Allora andiamo, qui siamo sul 18 che però non ci interessa più, andiamo invece direttamente al 19 e andiamo appunto alla visione, al sogno che vi dicevo prima. Il sogno, eccolo qui, lo troviamo a partire, subitissimo, a partire dal verso 7. Mi venne in sogno una femmina balba, cioè balbuziente, negli occhi guercia, cieca, sovra i piedi distorta, quindi tutta claudicante, con le mani monche, sembra quasi dire mutilate, rattrappite, e di colore scialba, smorto, pallido. Io la mirava e con la sua immaginazione vede quella donna non nel reale squallore del suo aspetto, ma la vede in modo completamente diverso. La vede. Lo sguardo mio le faceva scorta la lingua, cioè la lingua ben sciolta, tutta la drizzava, lei invece era tutta storta, e lo smarrito volto le colorava come amore vuole. Ecco, è l'attrazione, è l'amore che trasfigura, che fa vedere naturalmente anche quello che non c'è. Fa vedere la donna squallida come meravigliosa creatura. È appunto la tentazione dell'amore che falsa, no? Che falsa la vera identità delle persone, che quindi inganna la ragione. E tra l'altro questa donna che appare come meravigliosa, anche se in realtà è squallida, questa donna si mette a cantare, cominciava a cantare, sic con pena da lei avrei il mio intento rivolto, mi sarei appunto allontanato da lei con la mia attenzione, col mio pensiero. Io sono dolce, serena, che io sono una sirena, questo serena non è l'aggettivo, io sono una dolce sirena che i marinai in mezzo al mare dismago, che disoriento, che attraggo, che affascino i marinai nel mare. Tanto sono di piacere a sentir piena, tanto la mia voce è piacevole. E appunto ho attirato Ulisse con il mio canto. Ancora non era sua bocca richiusa quando una donna apparve santa e presta. Sempre nel sogno appare una donna santa, quindi chiaramente un'inviata di Dio, che arriva proprio presso Dante per confondere quest'altra donna, la sirena, che stava tentando Dante. Ma prima di farlo scuote Virgilio. «Oh Virgilio, Virgilio, chi è questa?» fieramente dicea. Ed el venia con gli occhi fitti pur in quella onesta. Attenzione, allora Virgilio sappiamo che rappresenta la ragione. La ragione però ogni tanto si distrae, ogni tanto non reagisce come dovrebbe. Allora c'è bisogno di un intervento della grazia divina che scuote la ragione e fa sì che la ragione veda con lucidità la realtà e non si lasci più ingannare. È infatti lo stesso Virgilio che accorre, che prende l'altra, quasi la cattura, e dinanzi la pria, fendendo i drappi, apre le vesti e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che ne uscì. Quindi rivela
il carattere miserabile, laido, sporco e puzzolente della vecchia. E quindi scompare l'inganno che l'aveva resa così affascinante e così bella. Naturalmente questo episodio dovrebbe farvi venire in mente una ripresa, no, di questa situazione, ricordate nell'Orlando furioso, ricordate Ruggero, che si rende conto che la presunta amata era in realtà la maga, era in realtà una brutta vecchiaccia puzzolente. E allora ecco che Dante si scuote grazie a questo intervento. Però appunto finisce il sogno, il puzzo che esce nel sogno quasi lo sveglia. In realtà è Virgilio che dichiara che per tre volte aveva cercato di svegliarlo e lo avvia verso la ripresa del cammino. La ripresa del cammino, ovviamente Dante è un po' meditabondo perché pensa appunto a questa visione e è il nostro Virgilio che gliela spiega proprio nel termine che dicevo, cioè cosa rappresenta questa vecchia che però appare come meravigliosa ed attraente. Naturalmente rappresenta la tentazione. È chiaro che un'immagine del genere sembra più adatta all'attrazione della bellezza femminile, quindi l'attrazione d'amore, anche se può essere metaforicamente applicata a qualsiasi bene terreno che attrae, quindi la ricchezza, quindi poi la gola. È chiaro che sembra più adatta ovviamente al fascino femminile, quindi sembra più adatta al peccato di lussuria. Fatto sta che appunto così presenta il nostro Virgilio. Hai visto quella strega che sola sopra noi ormai si piagne? È la strega che indica appunto la capacità ingannevole delle tentazioni e delle attrazioni. Ma vedesti anche come l'uomo da lei si slega, vedesti anche come l'uomo può liberarsi da questa tentazione. E allora comincia davvero l'incontro con le anime degli avari. Cosa vede Dante? Vede innanzitutto questo: vidi gente per esso che piangea giacendo a terra tutta volta in giuso. Quindi gente prona, coricata, con la pancia in giù, con la faccia in giù, rivolto verso terra. E sente anche il canto, un canto particolarmente adatto, ad esit pavimento anima mea, che significa appunto la mia anima ha aderito, si è attaccata al suolo, che sembra è un canto di un salmo naturalmente, come sempre, ma aderisce molto, è molto attinente alla condizione di queste anime. Naturalmente poi spiegheranno essere rivolte verso il basso e legate a terra è la tipica condizione di chi tutto ha puntato sui beni terreni, si è sempre rivolto ad essi e quindi si trova ad essere proprio legato, tanto da non potersi muovere, quasi appiccicato ad essi senza poter guardare verso l'alto, ovviamente finché Dio lo vorrà. Come sappiamo, la richiesta che sempre Dante e Virgilio rivolgono è quella sulla strada, sulle indicazioni della strada. Un'anima comunica ecco qual è la strada giusta, ma è proprio Dante riconosce in qualche modo quest'anima, anche se nascosta, chiede con lo sguardo a Virgilio di essere autorizzato a parlare con quest'anima, ovviamente ottenuto l'autorizzazione, il consenso da parte di Virgilio, comincia il dialogo al verso 88. Ecco, poi chi potei di me fare a mio senno, quando potei appunto fare quello che volevo, trassimi sovra quella creatura le cui parole pria notarmi fendo, dicendo. Quindi si avvicina sopra, ovviamente perché sono coricate, spirito in cui pianger matura quel senza il quale a Dio tornare non posso. Queste anime sono tutte immerse nel pianto, un pianto che matura, cioè promuove, favorisce il pentimento senza il quale non si può tornare a Dio. Sosta un poco per me, sosta, smetti di piangere e prestami attenzione. Chi fosti? Prima domanda. E perché volti avete i dossi al su e perché siete con le schiene rivolte verso l'alto e quindi con la faccia in basso? Dimmi. E se vuoi che io ti impetri cosa, se vuoi che io ottenga per te qualche grazia quando tornerò in vita, te lo farò. Invece il personaggio dice che
acconsente alla richiesta di Dante soltanto perché capisce che in lui c'è, risplende una grazia speciale. Ma dice, saprai presto, perché i nostri posteriori, i nostri diretri sono rivolti verso il basso, mentre invece, come dicevo, la faccia è rivolta in giù, ma prima sappi, scias, notate che c'è un motivo per cui uso il latino, scias quod ego fui successor Petri. Usa il latino, la lingua della Chiesa, una lingua che dà qui decisamente solennità, sembra quasi un'espressione liturgica, perché lui si presenta, io fui un successore di Pietro. Io sono stato un papa, uno appunto dei successori di San Pietro. E dice chi è? Tra Sestri e Chiavari scorre un fiume del suo nome, lo titolo del mio sangue fa sua cima, la mia famiglia ha tratto da quel fiume la sua fama. Un mese da quel fiume, inteso da quella terra. Il Papa è Adriano V, un Papa che poi vedremo, il cui pontificato durò pochissimo, e un Papa che ebbe, non di particolare rilevanza, neanche per Dante, che Dante era ancora un ragazzo quando questo Adriano V fu papa. Ma vediamo di cosa diventa l'emblema. Un mese poco più provai io come pesa il gran manto a chi dal fango il guarda. Che piuma sembrano tutte le altre somme, tutti gli altri carichi, tutte le altre pesi sembrano piume rispetto al peso che ha il gran manto è la veste pontificia, per chi vuole guardarlo dal fango, cioè per chi vuole preservarlo dalla contaminazione. La fatica di tenere puro la veste e quindi il ruolo del Papa dalle contaminazioni, della curia, della vita ecclesiastica, della politica, della società, no, la fatica che fa è un grosso peso. E io me ne sono reso conto soltanto per poco più di un mese, perché questo Papa fu appunto Papa soltanto per 38 giorni. E non sappiamo da quale tradizione Dante attinga nel dire che diventato papa visse una vera e propria conversione, non ovviamente religiosa difesa, ma conversione morale. La mia conversione fu tarda, ma come fatto fu il Roman Pastore, non appena diventai papa, così scopersi la vita bugiarda. Io capii che la vita era ingannevole, come appunto la vecchia balba che si ingannevolmente si propone come meravigliosa sirena. Vidi che lì non s'acquetava il core, né più salir potiesi in quella vita. Arrivato ovviamente al vertice supremo della carriera ecclesiastica, non si può più salire, ma il mio cuore non trovava soddisfazione, non trovava pace, perché l'ambizione, l'avidità, qui è chiaro che non è tanto avidità di ricchezza quanto avidità di potere, l'ambizione, l'avidità, tormenta sempre, non trova mai pace, non trova mai piena soddisfazione, anche quando si arriva al vertice. Allora ecco che è scattata la mia conversione, la mia consapevolezza. Ho deciso da quel momento di non pensare più appunto alle ambizioni umane, ma si accese in me amore per questa vita, una volta scoperto che l'altra era ingannevole. Fino a quel punto misera e partita da Dio, cioè separata da Dio, la mia anima fu del tutto avara. Anzi, io fui anima, perché a parlare è l'anima stessa, no? Io fui un'anima sempre separata da Dio. Ora, come vedi, qui ne sono punita. Quel che avarizia fa, qui si dichiara in purgazione dell'anime converse. Qui è chiaro che cosa fa nella nostra condizione, no? Nella nostra modalità di espiazione, è chiaro che cosa, quali sono gli effetti della avidità. Perché così come l'occhio nostro non si aderse in alto, non si levò mai verso l'altro, fisso come era le cose terrene, così la giustizia ci rivolge a terra e anzi ci lega, ci tiene proprio legati, e così saremo finché piacerà al giusto Sire, finché piacerà a Dio. Dante intanto si era inginocchiato e voleva parlare, ma come io cominciai, egli si accorse della reverenza con cui Dante, appunto inginocchiandosi, mostra reverenza, mostra rispetto, no?
non appena il Papa Adriano V se ne accorge, quasi lo rimprovera. Qualche giorno in giù ti torce, perché ti sei abbassato? E io a lui, per la vostra dignità, bene o male tu sei un Papa, mia coscienza mi rimorse dritto, mi fece dispiacere di rimanere diritto, no? In piedi. Ma invece no, levati su, drizza le gambe, frate, rispose, non sbagliare, io sono conservo teco e con gli altri ad una potestate. Allora, io sono conservo, vuol dire io sono servitore insieme a te e insieme agli altri, io sono il servitore sottomesso a un'unica potestà, perché come sappiamo, no, che nell'oltretomba non ci sono le appartenenze geografiche, familiari o altro, non ci sono neanche le cariche, né politiche né ecclesiastiche, quindi io sono soltanto servitore di Dio, esattamente come voi. Del resto, la nomenclatura, proprio un epiteto, no, del Papa, una definizione del ruolo del Papa è proprio servo dei servi di Dio. Vai, ormai io voglio continuare a piangere, perché questo mio pianto appunto permette a me di espiare il tuo rimanere qui, la tua stanza, vuol dire il tuo star qui disagia, turba il mio pianto, che invece è fondamentale per ottenere il passaggio, perché è proprio la forma di espiazione. L'unica richiesta tipica di tante anime del purgatorio, nipote o di là, che a nome Alagia, buona da sé, purché la nostra casa non faccia lei per sempre malvagia, e questa sola di là me rimasa. Quindi implicitamente Dante, il Papa Adriano V chiede a Dante di rivolgersi a una nipote, ovviamente per chiedere preghiera, la nipote Alagia, l'unica buona, sempre che la nostra casa, la nostra famiglia, non la renda malvagia con il suo esempio. È l'unica buona di una famiglia, una delle tante famiglie che nel purgatorio si dice sono degenerate, no? Una delle tante famiglie corrotte. La famiglia Fieschi. Questa Alagia, tra l'altro, aveva sposato un malaspina e quindi Dante l'aveva conosciuta, in realtà, nelle sue peregrinazioni, quando fu ospite dei Malaspina. Vi ricordate l'elogio dei Malaspina nel colloquio con Corrado Malaspina? Ecco, anche qui sembra un omaggio, no, alla famiglia. L'unica rimasta onesta, l'unica rimasta moralmente sana di tutta la nostra famiglia. E si conclude appunto questo dialogo con Adriano V Fieschi. Ma si rimane sempre tra queste anime, quindi nella cornice degli avari. Ricordo che ci sono anche i prodighi, ma quasi non se ne parla. E specialmente, vi dicevo, non sembra adeguato alla condizione dei prodighi, non sembrano adeguati per esempio gli esempi, no? Gli esempi che vengono qui citati come esempi sia di carità, generosità, sia di esempi di generosità ed esempi di invece di avidità punita. Interessante notare, questo non mi interessa nulla ovviamente, questa pubblicità, se non riusciamo a cancellarla chiuderemo la pagina. Allora, dicevo, interessante questo. Il canto comincia con una invettiva nei confronti della avidità. Maledetta sia tu, antica lupa, vi ricordate le tre fiere dell'inizio del viaggio dantesco? Maledetta sia tu, antica lupa, che più che tutte le altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa, che sei per la tua fame infinita, vi ricordate che la lupa non era mai sazia, per la tua continua fame hai preda, quindi continui a cacciare più di tutte le altre bestie. E invoca Dante poeta, l'intervento del cielo. Quando verrà colui per il quale questa potrà finalmente andarsene? O cielo, quando verrà colui? Vi ricordate la profezia del veltro? Vi ricordate la profezia nel primo canto nell'inferno, in apertura del viaggio, in cui proprio dopo l'incontro con la lupa Dante
immagina, profetizza l'arrivo di un personaggio, probabilmente un imperatore, l'unico in grado di cacciare la minaccia, il pericolo della lupa, della avidità. E qui sembra, quando arriverà? Quando arriverà? Noi andavamo con passi lenti e sentono pronunciare dalle anime esempi, innanzitutto qui esempi di carità, di amore, di generosità, che cominciano ovviamente con il riferimento a Maria. Solo per curiosità, qui si nomina questo Niccolò che fu generoso nei confronti delle fanciulle, le pulcelle, si allude ad una leggenda, capo e protagonista naturalmente San Nicola, che poi è lo stesso San Nicola di Bari, lo stesso San Nicola su cui si è costruita la leggenda di Santa Claus, di Babbo Natale sostanzialmente. In realtà è un vescovo orientale noto per la sua generosità e si ricorda specialmente la leggenda di quando con i suoi beni permise a tre ragazze, tre fanciulle povere, di farsi una dote per potersi sposare. Ma questo era solo così a titolo di curiosità. Ma quello che a noi adesso ci interessa, Dante, sentendo appunto un'anima pronunciare questi esempi, si rivolge a lei e chiede chi sia. Ed ecco qui, io ti dirò, io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta aduggia, sì che buon frutto raro se ne schianta. Eccolo qui, io sono la radice, l'origine di una cattiva pianta, chiaramente allude alla stirpe, allude alla discendenza, che tutta turba la terra cristiana, tanto che raramente se ne può cogliere qualche buon frutto. Sono il capostipite di una cattiva famiglia. Non entriamo tanto nei particolari storici, eccetera. Allora, chi è costui? Chiamato fui Ugo Ciappetta. Allora, Ciappetta. Allora, Ciappetta è chiaramente l'italianizzazione di Chapé. In realtà la variante Chapé è una variante più rara in francese di quella più comune, che è semplicemente Capé. Stiamo parlando di Ugo Capeto. Stiamo parlando del fondatore della dinastia dei Capetingi, dinastia che regnò sulla Francia, la Francia dei Franchi, dopo che venne meno la dinastia precedente, che è quella dei Carolingi, che è quella di Carlo Magno, che era a sua volta cominciata con il padre di Carlo Magno, Pipino il Breve. La situazione è simile, allora, tanto che ci sono alcuni critici che ritengono che Dante abbia fatto un po' di confusione. Perché? Come Pipino il Breve, dalla sua carica di primo ministro e di comandante militare, per conto dei sovrani precedenti, che erano i Merovingi, divenne lui stesso, spodestando l'ultimo sovrano, divenne lui stesso re, facendosi poi incoronare dal Papa, prima da un vescovo e poi dal Papa, nel 751, poi nel 754. Allo stesso modo, quando venne meno, però non in modo violento, quando venne meno la dinastia dei Carolingi, cioè dei discendenti di Carlo Magno, non Ugo Capeto, e questo è l'errore di Dante, ma suo padre, Ugo il Grande, grande feudatario e sostanzialmente primo ministro, era già colui che deteneva il governo per conto dei sovrani, degli ultimi sovrani Carolingi, fece sì che il figlio, così almeno ce lo spiega Dante, che il figlio venisse incoronato come nuovo re. Allora qui c'è un po' di confusione, nel senso che il padre è Ugo il Grande, non è Ugo Capeto. Ugo Capeto è il nome del figlio e colui che fondò la dinastia è il figlio, perché appunto è il primo re che crea la dinastia dei Capetingi. Qui si fa un po' di confusione, quindi Ugo il Grande è, se vogliamo, sta sempre, sì, certo, all'origine di questa discendenza, lui stesso dice, ottenni per mio figlio il trono. Ovviamente, però, al di là di questo, i Capetingi sono poi
continuano a rimanere, quindi qui siamo nel 987. Ugo Capeto diventa re di Francia nel 987. Poi i discendenti, anche con rami cadetti, gli Angioini, poi addirittura i Borbone, per cui si arriva fino alla Rivoluzione Francese e poi alla Restaurazione con gli ultimi Borbone. Ma gli Angioini, discendenti di questi Capetingi, quindi i re di Francia, erano naturalmente i principali, erano l'autorità più forte e la più acerrima nemica dell'autorità imperiale. Quindi è chiaro che il Papa non li va, che il nostro Dante non li veda, il Papa non c'entra, il nostro Dante non li veda di buon occhio. E allora addirittura attribuisce a Ugo Capeto una dura invettiva nei confronti della sua stessa discendenza. Io sono la radice di una mala pianta, di una cattiva pianta. Da me sono nati tutti i sovrani di Francia, la maggior parte dei quali si chiamano Luigi e Filippo, per questo appunto dice da me sono nati i Filippi e i Luigi. Di alcuni personaggi, per esempio San Luigi, no, il crociato, il re crociato, che godono di grande fama, anche moralmente, no? Dante qui non si occupa perché cita nell'invettiva appunto di Ugo Capeto contro l'avidità della sua stessa famiglia, cita soltanto degli esempi negativi. Allora, è chiaro che prima abbiamo visto con il Papa Adriano V un esempio di avidità, quasi esclusivamente di potere, di fama, di gloria, di l'ambizione, no? La carriera. Qui invece troviamo chiaramente un'ambizione che è insieme un'avidità, che è insieme di potere e di ricchezza. Dante poi addirittura, quasi per sminuire ancora di più questa famiglia, dice io fui figlio di un beccaio di Parigi, cioè di un macellaio di Parigi, di umili origini, quasi per dire sono diventato re, però per essere diventato re a partire da quella condizione, qualcosa da farmi perdonare ce l'avrò avuta anch'io. Ecco, in realtà è assolutamente antistorica, se anche forse c'era una leggenda di questo tipo, perché Ugo il padre, Ugo il grande, Ugo padre di Ugo Capeto, era un grande feudatario naturalmente e proprietario terriero, nonché appunto colui che davvero deteneva già il potere, il vero governo del regno sotto gli ultimi Carolingi. Poi non è vero che i regi antichi vennero meno tutti, tranne uno costretto a diventare, a entrare in convento. Questo fu, forse, ecco qui la confusione, questo forse capitò con Pipino il Breve, che costrinse l'ultimo re dei Merovingi a rinchiudersi in convento, ma in una sorta di prigionia in realtà. Però comunque, pazienza. Quali sono gli esempi? Quali sono gli esempi che ci si citano della corruzione, dell'avidità della famiglia? Allora, innanzitutto il nostro dice, Ugo Capeto dice appunto, io grazie tanta possa di nuovo acquisto, grazie al potere acquisito pur dalle mie umili famiglie, riuscii a far sì che mio figlio, che alla corona vedo, alla corona rimasta vacante, promossa fu la testa di mio figlio. Quindi qui sembra Ugo il Grande che fa sì che il figlio Ugo Capeto venga incoronato come re. E dice, la famiglia alla fine non ha fatto neanche tanto male fino ad un certo punto e indica come, anche qui è una ricostruzione storica che non ha molto senso, indica come punto fondamentale il momento in cui Carlo I d'Angiò nel 1245 ottenne per dote dalla moglie l'annessione della Provenza. Ecco, da quel momento in poi degenerò, da quel momento in poi la mia casata, la mia dinastia, a partire da Carlo I d'Angiò, cominciò con forza e con menzogna la sua rapina. E da lì la potenza si estese ad altre regioni della Francia, in realtà la Normandia fu conquistata prima, per cui Dante qui fa un po' confusione, probabilmente non imputabile a lui, ma alle fonti che lui consulta. Quali sono, dicevo, gli esempi negativi della discendenza? Allora, guardate un po'.
tempo del Giro. Ovviamente sono tutte presentate come profezie, no? Il vecchio capostipite dice: vedo che succederà questo, questo e quest'altro. Allora, guardate quali sono gli episodi. Il primo. Allora, Carlo venne in Italia e per ammenda vittima fe di Corradino e poi ripinse al ciel Tommaso per ammenda. Allora, qui a cosa si allude? Allora, si allude a Carlo I d'Angiò, quello stesso, no? Che per matrimonio acquisì la Provenza. Quel Carlo I d'Angiò è colui che scese in Italia e provocò prima la sconfitta di Manfredi a Benevento nel 1266, Manfredi figlio di Federico II di Svevia, il famoso Manfredi, quello che abbiamo incontrato nell'antipurgatorio. Manfredi, e tra l'altro che era diventato re di Napoli e Sicilia. Dopo di lui sconfisse, catturò e fece uccidere lo stesso Carlo I d'Angiò, l'altro figlio Corradino di Svevia, appunto, figlio di Federico II, e assunse il trono di Napoli e Sicilia. Prima cosa negativa, perché appunto diminuì il potere imperiale. Questo è un fatto del 1266 e seguenti Benevento e l'anno dopo con Corradino di Svevia, Tagliacozzo, la battaglia di Tagliacozzo. E quindi questo precede, no, il 1300. Gli altri invece, gli altri episodi, sono presentati come profezie, ovviamente profezie post-eventum, Dante sapeva benissimo che erano già avvenuti questi episodi, ma sono collocati successivamente. Poi qui tra l'altro si attribuisce anche a Carlo d'Angiò la colpa della condanna di San Tommaso, San Tommaso d'Aquino, San Tommaso filosofo. Tempo Veggio, non molto dopo, che tragge un altro Carlo fuori di Francia per far conoscere meglio a sé e ai suoi. Senz'arme esce solo con la lancia con la quale giostrò giù e quella punta si ca Fiorenza fa scoppiare la pancia. Dalla famiglia discende un altro Carlo, in realtà da un ramo collaterale, Carlo di Valois, che è colui che venne chiamato da Bonifacio VIII per fare da arbitro in Firenze alla lotta tra bianchi e neri, no, i guelfi bianchi e i guelfi neri, e praticamente decretò il passaggio del potere, della supremazia in città, ai neri. Ecco perché dice che come con la lancia di Giuda, quindi con un traditore, fece scoppiare la pancia della città di Firenze, con un'immagine decisamente molto espressiva, uffa. Ma, altro terribile esempio, un altro personaggio, questa volta Carlo II d'Angiò, figlio di quel Carlo I che abbiamo visto, no, scendere e sconfiggere i figli di Federico II, Carlo II d'Angiò fece una cosa terribile, qui si dice, vendette sua figlia come fanno i corsari delle altre schiave. Sì, cioè in realtà fu combinare matrimoni per interesse, matrimoni delle figlie, no? Matrimoni politici per interesse, anche quando le figlie sono giovanissime e invece i mariti sono piuttosto anzianotti, era abbastanza normale. Quello che fece Carlo II d'Angiò con sua figlia ceduta a un signore di casa estense, degli Este. Quindi non è che fosse poi una cosa così grave, ma qui dice, ecco, diventa un pretesto, perché guardate cosa dice Ugo Capeto, o avarizia, che puoi tu più fare, poiché ha il mio sangue a te così tratto, che non si cura della propria carne. Appunto, che cosa intende qui Ugo Capeto? Cioè sei arrivato al massimo, no? L'avidità è arrivata al massimo, se all'interno della mia famiglia, della mia discendenza, uno vende, se la prende, infierisce contro la propria figlia. Ma in realtà tutto questo passa in secondo piano di fronte ad un'altra terribile colpa di un mio discendente. Vedo in Alagna, cioè Anagni, entrarlo Fiordaliso, il simbolo della casata di Francia, e nel vicario suo Cristo essere catturato. Cioè io vedo che in Anagni un vicario di Cristo, cioè un papa, è
catturato, lo vedo nuovamente deriso, lo vedo rinnovellare l'offesa, no, dell'aceto e del fiele messo sulla bocca al crocifisso e tra vivi latroni essere ucciso. Ma come? Ovviamente Anagni, qui chiamata Alagna, avrà fatto venire in mente che stiamo parlando dello schiaffo di Anagni. Il re Filippo il Bello, che si era urtato con Bonifacio VIII, che prima invece era abbastanza in amicizia con la casata di Francia, che si era urtato con Bonifacio VIII per questioni fiscali. Ne era nato uno scontro acerrimo: da una parte il re che aveva dichiarato illegittimo il papa, dall'altra il papa che aveva scomunicato il re. Uno scontro durato anni e che portò nel 1303, portò un alleato di Filippo il Bello, vale a dire Sciarra Colonna, entrare nel palazzo in cui si era rinchiuso il papa Bonifacio VIII, il palazzo di Anagni, e lì umiliarlo, si dice schiaffeggiarlo, e farlo prigioniero. Ecco il Cristo catturato, nuovamente catturato. Bonifacio VIII diventa immagine di Cristo che rivive la sua passione. In realtà poi Bonifacio VIII venne liberato da una rivolta popolare, però morì poco dopo, e quindi in qualche modo Dante qui attribuisce a Filippo il Bello la causa quasi della morte stessa di Bonifacio VIII, appunto tra vivi ladroni essere ucciso, come appunto il crocifisso tra i due ladroni. E poi Filippo il Bello fece altro, perché non sazio di ciò portò le sue vele cupide, desiderose, avide di ricchezze nel tempio, e per tempio si intende i templari, l'ordine cavalleresco dei templari, che venne fatto, dichiarato così fuori legge da Filippo il Bello con l'autorizzazione del nuovo papa che si seguì a Bonifacio VIII e che è quel papa Clemente, primo papa che portò della cattività avignonese, che portò in Francia, in quanto lui stesso, Clemente V, era francese, che sottomesso quindi alla volontà del re di Francia, che portò in Francia la sede del papa. È strano che qui non venga neanche citato questo episodio, perché Dante naturalmente fu sempre molto contrario alla cattività avignonese, avrebbe potuto inserirlo come ulteriore responsabilità di Filippo il Bello. Qui invece si limita in questo caso appunto a dirci della questione dei templari. Però ritorniamo un attimo all'episodio di prima. Spero vi abbia colpito il fatto che Dante definisca nuovo Cristo, che rivive la sua passione e la sua morte, chi? Proprio quel Bonifacio VIII che era il suo nemico acerrimo. Ma perché? Perché a questo punto, a prescindere da quelle che sono, sappiamo che Bonifacio VIII è il personaggio più squallido per Dante, moralmente, politicamente, ma in quanto papa rappresenta Cristo, e come tale il fatto che venga umiliato e deriso sembra appunto un'offesa portata a Cristo stesso. Inoltre portata proprio da quella autorità francese, che è l'autorità che non solo appunto indebolì l'autorità del papa, ma prima aveva totalmente, no, svuotato quasi di autorità, specialmente per l'Italia, svuotato la potenza imperiale, l'autorità imperiale. E allora ecco che lo stesso Ugo Capeto desidera che presto, desidera che presto arrivi la vendetta, cioè la punizione divina sui suoi stessi discendenti, sulla sua stessa famiglia. Detto questo, ecco che mentre vengono intonati anche gli esempi di avidità punita, ecco che succede qualcosa di nuovo su cui ci fermiamo. Noi eravamo partiti da esso, quindi ci eravamo allontanati da Ugo Capeto, stavamo per tornare a salire, quando io sentii, come cosa che cada, tremar lo monte, onde mi prese un gelo, qual prender suo colui che a morte vada. Sembrava un moribondo. Sentii un terribile terremoto, un terribile frastuono, come d'elo, eccetera.
Poi cominciò da tutte parti un grido tal che il maestro inverso me si fece dicendo non dubitare, non aver paura, affidati alla mia guida. E tu sentì un gran, tutti, cioè Dante e Virgilio sentono un grandioso canto, Gloria in excelsis Deo, vi ricordo che è il canto degli angeli che annuncia la nascita di Cristo per cui accorrono i pastori, Gloria in excelsis Deo. Noi stavamo immobili e sospesi, proprio come quei pastori che sentirono gli angeli cantare quel verso. Poi ripigliammo il nostro cammino, guardando le ombre, che giacevano a terra, che tornano a piangere, le ombre, appunto, le anime degli avari. E però Dante rimane in una condizione di incertezza, non sa che cosa è successo. Nulla ignoranza mai, con tanta guerra mi fe desideroso di sapere. Se la memoria mia in ciò non erra, quanta pareami allora avere. Questo desiderio di sapere lo rende totalmente smarrito e sospeso. Ma lui procede timido e pensoso, chiedendosi cosa sarà successo, ce lo chiediamo anche noi, e così chiudiamo sul più bello la nostra prima conversazione della ripresa della lettura del nostro amato Dante. Vi saluto, chiudo e a presto.